Ciao ragazzi, un saluto al vostro Grinone, bentornati sul canale. Riprendiamo la nostra carriera con il Forest Green Rover. Appena chiusa la live, vi ricordo che tutti i giorni da 1 alle 3 sono in live sul mio canale Twitch e anche la sera dalle 9 alle 11, quasi tutte le sere. Appena chiusa la live abbiamo vinto la Coppa Libertadores con il Racing Club, signori. Invece adesso proseguiamo con il nostro Forest Green. Dunque, abbiamo un calendario fitto. Direi che in questo episodio possiamo spararci i mesi di novembre e dicembre, quindi le partite che andremo a simulare con Cheltenham, poi Plymouth, poi abbiamo Leyton Orient, poi c'è lo Scunthorpe, Northampton, giochiamo e vediamo la partita contro i Wolverhampton di Coppa, e poi Swindon Town, Stevenage e Macclesfield Town. Molto 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 bene, è un po' che non giocavo. Siamo primi in campionato, 40 punti, e il Salford City insegue a 36, buona la distanza di 4 punti sui secondi. Andiamo a simulare quindi la partita con il Cheltenham fuori casa. Vediamo cosa combinano i nostri giovani. Andiamo a vincere con un bel 4-1. Turbo, Doku e doppietta di Mikhaila. Facciamo i nostri cari allenamenti. Alleniamo il giovane russo che è la stella, ma che deve crescere perché ha già dimostrato in partita di non essere, insomma, super mega forte. Domani uscirà il finale di stagione con il Lipsia, quindi mi raccomando. McCulski l'abbiamo venduto alla fine. Il giocatore è ristabilito. Chi è che si era fatto male? Ah, Collins, il difensore. Vabbè, ma Collins è meglio che resti tranquillo in tribuna finché non si ristabilisce del tutto. Partita contro il Plymouth. Vediamo cosa succede. Se la vinciamo anche questa oppure no. Attenzione, sabato 16 di novembre, 3-1, Kudus ovviamente, poi Ferguson e bella coach up. No, scusatemi, bella coach up gol e Mikhaila l'altro. E abbiamo 7 punti di vantaggio sul Salford, cosa che mi piace molto. Andiamo quindi contro il Leyton Orient, fuori casa, 23 novembre, si gioca di pomeriggio, ore 15, 0-2, sì, infortuna Van der Voort. 2 giorni solamente l'infortunio, quindi ok. È arrivata anche un'offerta per chi? Junior Mondal. Andiamo anche contro lo Scunthorpe United, vediamo quale sarà il risultato della partita. Attenzione, 3-1, nice. Siamo alla partita contro il Cambridge, che è di Coppa, quindi questa andiamo a giocarla e andiamo a vedere quindi gli highlights. Giornata piovosa in quella di Cambridge, dai, via, cattivi. Marin per Doku, subito sul nostro pirata dei Yemi, tenta il cross diretto, arriva Mikhaila al volo! Valentin Mikhaila, signori, che golasso! Rivediamolo. Adeyemi, un cross diretto così, e Mikhaila di sinistro, tac, dentro duro al centro su Kudus. Orizzontale per Marin, orizzontale per Turnbull. Adesso palla in verticale su Adeyemi, inseguito. Adeyemi riesce a tenere il controllo della sfera. Attenzione Turnbull. Turnbull ancora per Marin, la palla che arriva a Kudus. Bella questa dentro per Mikhaila. Mikhaila per la doppietta. Mikhaila per la doppietta, signori. Grande azione sviluppata in orizzontale, poi il passaggio dentro di Kudus per Mikhaila, che va alla doppietta personale, e finisce qua la prima frazione di gioco. Molto bene, andiamo quindi con il secondo tempo. Fiori, Kudus, Turnbull. C'è libero Marin, dentro per Adeyemi, signori, ed è 3-0, la sentenza del pirata, c'è la sentenza del pirata Adeyemi. Lascia sfilare, tac, così, chiude poi, portiere un po' impreparato, sembra si muoveva sulla linea di porta come un granchietto. Allora diamo qualche minuto al giovane russo, sabbie, citesvili, fuori le ali e fuori Turnbull. Vagnoman ruba un gran pallone e poi si invola, e quando si invola Vagnoman la palla arriva al centro per Kudus, carica il tiro, Mitov deve volare e impegnarsi su Marin. Kudus dentro per Russo, attenzione Russo, Mitov c'è, grande occasione per il giovane, occhio qua, dalla bandierina, palla che rimane lì, Ibere sbaglia tutto, Marin, di nuovo il cross per la testa di Adeyemi, ed è 4-0 sul finale di partita.
Vediamo, Iberé mette fuori un po' così, Marine non ci pensa due volte a scodellare dentro, Adeyemi nel posto giusto al momento giusto per il 4-0. E finisce qua, signori, beh, direi molto bene. Aumenta tra l'altro anche il divario in campionato, come vedete siamo a 52 punti, secondo il Salford a 45, terzo il Bradford City a 38. Andiamo a simulare contro il Northampton. Ocho, signori, formazione nostra, quella bella titolare, pesante, 4-1, Wagnoman, Kudus, Turnbull e Doku. Bene, siamo alla partita di Coppa contro Wolverhampton, prima mi sono ricordato, non ho neanche fatto la presentazione dell'altra sfida. Siamo pronti, finora è stato un bel sogno, vediamo quanto questo sogno può andare avanti, perché adesso la sfida si alza ancora ulteriormente di livello, vamos! Ci siamo, quarti di finale Carabao Cup, ragazzi, siamo ai quarti di finale. Tutto è pronto e iniziamo, che Dio ce la mandi buona. Medina per Kudus, tiene lì il pallone, Kudus allarga tutto su Agu, allora si va in avanti adesso, attenzione Agu, in fascia per il nostro Mikaila, vai cross, Mikaila arriva, Kudus al volo e c'è la rete incredibile di Mohamed Kudus, signori, ed è 1-0, ed è 1-0, incredibile. Ma chi è sto giocatore? Ma chi è sto giocatore? Mikaila dentro così e Kudus bam! Mamma mia, di collo pieno sotto il 7. Gio Mutinho per Ruben Neves, attenzione, Doherty. Cosa vuole fare? Palla dentro per Raul, per Mutinho, si mola Medina, poi Mutinho ancora. Attenzione ancora, Jimenez dentro su Mutinho, la palla per Jimenez, ancora Jimenez, il tiro marcato da Niakate, esce la palla dalla bandierina, Mutinho batte, attenzione, la palla è buona, arriva Neves sulla linea Kudus, Adeyemi, sombrero sull'avversario, attenzione, Adeyemi si invola. Si vola Adeyemi, sfruttiamoli, la palla rimane lì, niente da fare, non l'abbiamo sfruttata. Medina, sbaglia tutto, Diogo Jota, attenzione queste cazzate che facciamo sempre noi, Diogo Jota, vuole andare ai cross, la palla è centrale, arriva Mutinho, Niakate, mamma mia che muro di Niakate. E allora Marin per Kudus, fa fuori l'avversario, attenzione Kudus, il carro armato, mamma mia cosa ha salvato lui Patricio. Fine primo tempo, Turnbull dentro su Agu per Adeyemi non riesce a tirare, Itaisvili, finisce qua il primo tempo, dai, ottima partita finora dei nostri. Andiamo con la ripresa. Ruben Neves cambia tutto, serve Diogo Jota sull'esterno, colpo di tacco per Johnny, Ocho qua, Gio Mutinho dentro, è sempre pericoloso questo, è sempre pericoloso, la palla che arriva a Raul, Jimenez, il colpo di testa non ci voglio credere, di João Mutinho su Niakate, 1-1. Situazione veramente assurda, la deviazione, poi il colpo di testa, così. Ma dai, ma come si fa? Dentro Gomez e Sabbi, fuori Marin e Citaisvili, signori miei. Dai, signori di velocità, vai, Sabbi. C'è Sabbi, signori. La finta di Sabbi, riesce a mantenere entrare in area Sabbi, il tiro di Sabbi, la deviazione del portiere Gomez, il cross e poi calcio d'angolo. Sais, tenta la disperata, un cross così, Medina non molto bene con la testa, Ruben Neves ancora per Podense. Podense, bravo Niakate, servito adesso Gomez, riesce ad allargare su Adeyemi, finisce qua il tempo regolamentare. Saranno quindi i rigori a decidere cosa ne sarà del nostro proseguio o meno in questa competizione. Il primo l'abbiamo messo dentro. Vediamo, parata grandissima di Wagnoman. Buono così Gomez. Gol, pallonetto addirittura mi fanno, il cucchiaio mi fanno. Adeyemi sbaglia. Ruben Neves, gol. Kudus, gol. Diogo Jota, paratona di Wagnoman.
Lady Vandervoort, buonanotte. Attenzione, Mihaila, abbiamo sbagliato. Podense contro Vandervoort. Podense la mette dentro. Sabbi, parata, attenzione. Boli contro Vandervoort. Boli, ci arriva Vandervoort. Medina l'ha messa. Dai, dobbiamo parare questo, ragazzi. Den Donker, Vandervoort l'ha parato! E si va avanti in semifinale, signori! Grande paratona di Vandervoort, ma che portiere! Rivediamo l'ultimo, con la mano di richiamo, ci siamo, si va. Il City ha battuto 3-0 il West Ham intanto, sempre in Carabao Cup, nell'altra, dalla nostra parte che giocheremo contro il City, però dall'altra parte Tottenham contro United, ok. Simuliamo ora la partita in casa con lo Swindon Town, vediamo in fioi cosa riescono a combinare in questa partita. 2-1 la vittoria di Emi Medina in rete. Aumenta intanto il divario, siamo a più 12 punti sul Salford. Ultime due partite, vediamo contro lo Stevenage Football Club quale sarà il risultato finale. Pareggio 1-1, Leslie, Leasley e Adeyemi. E andiamo quindi a giocare contro il Macclesfield. 29 dicembre, ultima partita dell'anno, vittoria per 3-1, very very nice. Ok ragazzi, quindi siamo a più 10 sui secondi. Il Bradford è a 47 punti, poi lo Stevenage, quindi qua siamo molto ben messi in campionato. Prossimo episodio, no, c'era il sorteggio, quindi prossimo episodio vedremo Exeter City, poi Bristol City e FA Cup, avremo il Tottenham in Carabao Cup in semifinale, quindi c'era il sorteggio. E vabbè, saranno partite dure ragazzi, saranno partite molto dure. Però intanto essere già arrivati in semifinale è tanta roba. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo domani esce il finale di stagione con il Lipsia. Di seguirmi in live c'è il link sotto in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video, come sempre qualità. Ciao belli.